Questa è la prima pagina di un'edizione molto, molto vecchia della prima sinfonia di Beethoven, sinfonia in Do. Perché vi faccio questo discorsetto? Perché vi ho mostrato questa bella edizione antica? Questa io non so quanti anni abbia, però ne ha tanti, tanti, tanti. E guardate, guardate proprio il... Avete notato il font con cui è stata... Questa, ogni nota, adesso si fa tutto col computer, ma ogni nota è stata messa a mano, caratteri mobili, come nella stampa del resto ordinaria. E c'è scritto, in ordine, è una sinfonia classica, quindi non abbiamo un'orchestra... Per esempio non troveremo la marimba, non troveremo le campane tubolari, non troveremo tantissimi strumenti di percussione, non troveremo il sassofono perché non l'avevano ancora inventato, del resto in orchestra il sassofono si trova abbastanza raramente. Vi leggo l'ordine degli strumenti: flauti, oboi, clarinetti, corni, trombe, fagotti, poi abbiamo i timpani sì che ci sono, strumento fondamentale per l'orchestra, poi abbiamo primi violini, secondi violini, viole e contrabbasso. Poi qua sotto, vedete, ve lo faccio vedere di nuovo, c'è addirittura una riduzione per pianoforte che a quell'epoca forse si usava, adesso non si mette più. Questo per spiegarvi che cosa l'argomento di oggi è: le famiglie dell'orchestra. Le famiglie dell'orchestra essenzialmente sono quattro: i legni, gli ottoni, gli strumenti a percussione e gli archi, ovviamente. Ciascuna famiglia, come nelle famiglie che si rispettino, è composta da il padre più grande, la madre un pochino meno grande, poi magari un figlio adolescente, quindi grandicello, e un bambino piccolo, per esempio, non lo so, tante, io quando lo spiego ai bambini questa cosa, spiego, dico, quando andate al grande magazzino a comprare una maglietta, avete diverse taglie, abbiamo la extra large, la large, la medium, la small e la extra small, no? La stessa cosa avviene nelle famiglie dell'orchestra. I legni, innanzitutto, partono dall'ottavino, che è la taglia small del flauto, ma è identico al flauto. Il flauto, possono essere due, il numero degli strumenti è a discrezione del compositore. Può essere veramente partire da strumenti singoli. Io spesso quando scrivo per orchestra scrivo per strumenti singoli, mi piace sentire questa differenziazione quasi cameristica, e gli strumenti tutti solisti praticamente. Invece normalmente nella musica classica si usano a coppie, nell'orchestra sicuramente classica, come può essere quella di Beethoven o di Haydn, di Beethoven, insomma, del periodo classico della musica. Poi nel periodo invece romantico e nel periodo più moderno c'è una proliferazione degli strumenti, si aggiungono in quantità, si aggiungono anche, poi abbiamo parlato anche dell'evoluzione tecnologica dei vari strumenti. Ma adesso parliamo delle famiglie, i legni. Quindi il flauto ancora a quell'epoca era costruito essenzialmente in legno, quindi ci sta proprio anche il termine. E i legni sono il flauto, quindi col suo piccolo ottavino, che è il suo compagno fedele, flauto, oboe in ordine di partitura. L'oboe, un giorno poi ve lo farò vedere, ve lo spiego, solo che io quando provo a suonare l'oboe, cioè provo a emettere dei suoni con l'oboe, rischio anche tutte le volte di morire perché mi faccio una fatica enorme, quindi farò un po' di ginnastica prima, poi ve lo faccio vedere. È un strumento ad ancia doppia come il fagotto, che invece abbiamo già visto. Oboe,
sotto lobo e non abbiamo il fagotto come sarebbe logico, che è la taglia large, perché poi c'è l'extra large che è il controfagotto addirittura, che si usa raramente, che è enorme, uno strumentone che non finisce più. C'è il clarinetto, perché il clarinetto ha una tessitura, la tessitura vorrebbe dire il range delle note che può fare, che è più bassa di quella dell'oboe, che va più nel registro grave, e si inserisce fra l'oboe e, come abbiamo detto, il fagotto o eventuale controfagotto se siamo in un'orchestra di quelle ciclopiche. Questi sono i legni. Altra famiglia, abbiamo i corni, le trombe, essenzialmente i corni, le trombe e i tromboni e la tuba. Questo fa parte della famiglia dei brass. Brass vuol dire ottone in inglese, si chiamano brass adesso per fare un po' i fighi così, no? Però comunque sono gli ottoni. Gli ottoni hanno in testa, i primi strumenti che abbiamo in alto sono fondamentali, sono i corni. Senza i corni un'orchestra è come se le mancasse una macchina senza un finestrino, senza il parabrezza. Cioè i corni sono fondamentali e i corni sono strumenti che raramente si usano singolarmente. Anch'io, per esempio, quando scrivo per tutti gli strumenti separati, però due o tre corni ce li metto, perché il corno è fondamentale, ha delle parti che molto spesso sono solistiche, molto spesso escono fuori dalla musica, le senti perfettamente distinte, molto spesso sono interne ma sono fondamentali per l'orchestrazione. Mi piacciono, da matti un giorno ve ne farò vedere anche uno. I corni, meravigliosi, timbro scuro, piuttosto scuro quello dei corni, timbro chiaro invece quello della tromba. Della tromba ne abbiamo già parlato diffusamente, e poi il trombone, che anche questo poi un giorno ve lo spiego, è quello che, come vedete, ha l'allungamento naturale del tubo, quindi il suono va più verso il grave, semplicemente allungando il tubo. Due tubi che scorrono perfettamente oliati, perfettamente lubrificati, e che quindi con una, il corno può anche, il, scusate, il trombone può anche fare il glissato, può fare questo effetto allungando questo tubo. Poi la tuba, strumentone molto grosso, anche questo timbro scuro, quindi timbro chiaro, tromba e trombone, timbro scuro, la tuba. Saltiamo e abbiamo tutta una parte intermedia, abbiamo innanzitutto i timpani che sono caratteristici, quattro caldaione enormi con una pelle tesa, che i timpani sono uno strumento intonato, cioè lo strumento a percussione che però dà delle note precise. Una volta si accordavano uno stringendo, ovviamente tendendo la pelle su questa caldaia, immaginate veramente un calderone per fare una polentona enorme di rame, un tempo si avvitavano da tutte le viti dalle parti per tendere la pelle e dare l'intonazione giusta. Poi si è passati a qualcosa di rotante, un meccanismo rotante per tendere la pelle. Ora i miei amici percussionisti chissà cosa mi diranno, perché probabilmente sto dimenticando altre cose. Poi finalmente si arriva a un meccanismo a pedale, per cui col pedale, schiacciando il pedale anche in maniera molto più rapida, si tendono o si allenta la tensione, si tende o allenta la tensione della pelle, e quindi questo fa calare se si allenta la nota, e ovviamente se si tende la fa alzare. Sono sempre o tre o quattro timpani che ci danno una bella estensione di, combinati insieme, una bella estensione di note. Il timpano, fondamentale anche questo, eh? Ah, forse corni e timpani fanno già orchestra. E dunque, scendiamo giù, ci sono gli strumenti a percussione. Gli strumenti a percussione
Il più classico di tutti cos'è? Il tamburo rullante, come si dice nel gergo della musica leggera, oppure tamburo militare con corde o senza corde, cioè ha un sistema per cui si può attaccare una serie di corde metalliche tutte fatte a spirale, molto lasche, che danno proprio quel... danno questo timbro, e che invece se noi le stacchiamo fa tum tum tum, semplicemente come un tamburo. Tamburi ce ne sono di qualunque tipo, tantissime qualità, poi abbiamo strumenti più piccoli, i cosiddetti accessori, il triangolo, le nacchere o castagnette, il tamburello basco, chi più ne ha più ne metta. E poi arriviamo agli archi. Gli archi sono sempre un quintetto, potrebbero essere cinque strumenti da soli, un primo violino, un secondo violino, una viola, un violoncello e un contrabbasso. Ci sarebbe un po' di sproporzione fra le sonorità, tant'è vero che noi in orchestra abbiamo i primi violini che sono in numero maggiore, i secondi violini che normalmente hanno due esecutori in meno dei primi violini, le viole che anche loro hanno due esecutori in meno dei secondi violini, i violoncelli idem e i contrabbassi pure. Quindi si dice orchestra a base 12, per esempio. Base 12 cosa vuol dire? Che abbiamo 12 primi violini, 10 secondi violini, 8 viole, 6 violoncelli e 4 contrabbassi. Se non ho fatto male i conti, 12, 10, 8, 6, 4. È già un bel gruppo di strumenti ad arco. Anche questi, come abbiamo già detto, hanno le loro taglie. Ovviamente, ve lo ripeto così per gioco, small il violino, medium la viola, large il violoncello e il contrabbasso extra large, naturalmente. Queste le famiglie dell'orchestra. Ciao!